Buonasera a tutte. Eccomi tornata con la seconda haul che vi avevo promesso per quanto riguarda gli ultimi acquisti che ho fatto da qualche settimana, che ovviamente non sono riuscita a farvi vedere prima di ora. In questo video vi farò vedere il make-up. Vi ripeto che le cosine che mostrerò non le ho prese in un'unica volta, bensì in tre passaggi, perché sono stata all'OVS, sono stata da Coin, sono stata da Kiko. Però ovviamente tutto questo nel giro di 3 settimane. Allora, vi mostro innanzitutto le cose più vecchie, tra virgolette, perché penso di averle prese all'incirca un 3 settimane fa buone, quando sono stata all'OVS. Dunque, all'OVS in realtà mi sono recata perché dovevo prendere qualcosina della bambina. Per chi ha i bimbi piccoli sa che c'è il reparto appunto adibito, che spesso e volentieri, insomma, almeno per quanto mi riguarda, delle cosine molto molto carine. Comunque niente, tornando indietro dal reparto bimbo, mi sono un attimo fermata nel reparto bigiotteria. In realtà io non sono mai stata tirata da nulla di accessori da OVS, però non lo so, l'avevano allestito in una maniera invitante, così invitante, con tutti questi colori pastello che adesso vediamo ovunque, vediamo nei negozi, sia di abbigliamento che di accessori, che insomma mi sono un attimo fermata, ho dato un'occhiatina e ho preso questo trio di braccialetti, eccoli qua, che in realtà io posseggo già molto simili, però in colori fluo, che sinceramente metto gran poco perché mi legano abbastanza l'abbigliamento. Invece questi mi hanno attirato perché hanno dei colori veramente portabilissimi, ossia hanno un verde Tiffany, sapete che adesso ho la mania di questo colore, e un color nude, e questo invece che è fatto praticamente tutto di brillantini. Sono proprio il classico tennis, per capirci. I classici ad elastico, per cui morbidissimi e facilissimi da indossare. E niente, insomma, questa diciamo che è stata la prima e l'unica cosa che ho comprato finora da OVS per quanto riguarda gli accessori di bigiotteria. Questi nella fattispecie costano 6,99, ve lo dico perché penso che me lo chiederete. Per quanto riguarda Essence, invece, ho preso qualcosina della nuova collezione. Dunque, la prima cosa è stata la cipria, questa qui compatta, che in realtà ho detto vabbè, ne provo un'altra perché sapete che io preferisco quelle in polvere. Ne ho provate di mille marche, di mille forme compatte, non mi sono mai trovata bene. Ho detto vabbè, spendo quei 3-4 euro, adesso insomma non mi ricordo la cifra giusta, però al massimo la butto via. Però insomma era nuova, la colorazione è bella chiara, ho detto vabbè la prendo, magari me la porto in borsa invece di quella in polvere che ha la confezione più grande. Comunque insomma ho preso questa qui, che è quella più chiara in assoluto, che è nella fattispecie la 10 Light Beige. Poi cosa ho preso? Ho preso un mascara. Io volevo riacquistare per l'ennesima volta i Love Extreme, però ho notato che c'era anche questo esposto di fianco eccolo qua, al classico che insomma ormai tutti conosciamo. Non so dirvi se ci sia differenza oppure se abbiano cambiato semplicemente il packaging. L'unica cosa che mi sono che ho notato, insomma, è che nella scritta, quella proprio frontale, su quello rosa c'è scritto in più Crazy Volume Mascara. Vedete qua in fondo la differenza, c'è cioè proprio la parolina, ecco, in più. Se qualcuno di voi l'ha provato, insomma, mi dica se fa qualcosa di diverso, però insomma, se questo mi ha entusiasmata, non penso che quest'altro mi deluda. Comunque insomma, non lo so, l'ho preso ad occhi chiusi, fatemi sapere se c'è qualche differenza. Poi cosa ho preso? Ho preso una limetta, questa qui, non so se sia nuova o meno, comunque insomma è una di quelle più assolutamente slim e corte che ho. A me serviva più che altro quando uso magari le pochette o le clutch magari la sera, che ovviamente non hanno tutto questo posto oppure queste lunghezze per le lime classiche, per cui insomma niente, ho voluto prendere questa. E la cosa che mi piace sempre di Essence è che sono sempre provviste della loro confezione. Poi ho preso questo. In realtà io credo, perché ecco, non voglio dirvi una cosa per un'altra, però guardando dalle foto credo che sia tra virgolette un aiuto per smettere, sì, ciao, per stendere lo smalto.
In effetti, se voi guardate dietro le foto, queste qui, vedete, servono proprio, dovrebbe almeno servire per appoggiare l'unghia, tipo come negli studi quelli apposta per le nail art, insomma, sono delle cose, tra virgolette, professionali che credo che servano per stendere lo smalto e non sbavare sulla pelle. Comunque, insomma, niente, ho provato a prenderlo. Tanto più adesso che sono in fissa per quanto riguarda la cura delle mani, delle unghie, eccetera, perché ho detto vabbè, proviamo anche questo aggeggino, vediamo se serve a qualcosa. Poi ho preso un'altra cipria. Ovviamente io ero andata per riprendere questa, la Fix and Matte classica. Come vedete ormai, poverina, non ce n'è più, tra un po' non ne esce neanche più di prodotto. Comunque non l'avevo più trovata da settimane. Addirittura mi era venuto il dubbio che l'avessero tolta e già avevo le mani nei capelli perché sinceramente qualità-prezzo ce li vale tutti. Invece, con mia grande sorpresa e felicità, ho trovato questa. Allora, anche qua non so dirvi se abbiano cambiato solo il packaging, ma credo proprio di sì. Comunque, insomma, la scritta è uguale, la composizione siamo lì, per cui ecco, di sicuro voi che ve ne intendete più di me mi saprete dire la differenza, ma io credo che sia uguale, anche perché vedete, sono proprio identiche. Credo che abbiano cambiato semplicemente l'estetica, per cui ho preso anche questa. Poi mi sono soffermata ovviamente nell'angolino degli smalti e ho voluto prendere allora questo Essence Gel Look Top Coat, che credo faccia bene o male la stessa funzione dell'effetto gel della Kiko. Comunque, insomma, devo ancora provarlo. Comunque, ho preso anche questo e ho preso altri due smaltini. Questi due. Spero che li vediate. Comunque, adesso, grazie a una ragazza che mi ha scritto nel video dove vi mostravo gli altri smaltini della Essence, mi ha fatto capire dove si legge in realtà la numerazione. Perché io, da sciocchina, credevo si leggesse qua sotto. In realtà, mi ha detto: no, guarda, il numero esatto dello smalto e il colore lo leggi a fianco al codice a barra. Per cui adesso ve lo dico nella maniera più giusta. Dunque, questa è una fattispecie, lo 03 Cotton Candy, questo rosino tenue tenue, spero che si veda in camera. Comunque ha un color pastello sul rosa, molto carino. Invece l'altro è un bianco tendente anche lui a un rosa molto molto tenue, è lo 07 Ice Ice Baby, questo qui, eccolo qua. Vi faccio vedere, vedete che questo tende un pochino più al rosa, invece questo un pochino più al bianco, tra virgolette. Poi ho preso questa spugnettina, questo ovetto, che è la copia, brutta copia posso dire, della Beauty Blender, che ormai conoscete tutti. Io la conosco tramite ovviamente YouTube, tramite i video che guardo, perché altrimenti io, sapete, di cosmetica ne so a grandi linee, perché in realtà le mie passioni sono altre. Comunque, niente, ho voluto provare a prendere anch'io questa spugnetta. Devo dire che adesso nello specifico non mi ricordo il prezzo esatto, però non era poi così basso. Cioè, di Essence, scusatemi, ma stasera veramente ho la tosse che mi sta per arrivare anche a me, però veramente faccio fatica a parlare, scusatemi. Come dire, di Essence vi aspettate sempre che i prodotti siano su 1 euro, 2 euro, 3 euro. Ecco, questa, se non erro, dovrebbe girarsi intorno ai 4-5 euro. Per cui sono rimasta un attimo così, però insomma ho detto non ne avevo neanche una. In realtà vi sto dicendo una bugia, perché mi ricordo che ne avevo una della H&M, che però si è rotta praticamente subito. Vabbè, insomma, mi ha attirato, ho detto vabbè, la provo. Però non so dirvi nulla. Ho sentito qualche review, non mi ricordo adesso da chi nella fattispecie, però si lamentava perché diceva che si rompeva subito, proprio si sgretolava la spugnetta. Ecco, io non so dirvi, comunque insomma l'ho portata a casa, la proverò. Poi, come ultima cosa, sempre di Essence, ho preso questa, la BB Cream. Ho trovato anche lei, c'erano praticamente lo stand, sono stata fortunata perché era pienissimo, l'avevano appena riempito, e per cui avrei potuto prendere anche tantissime altre cose, tutta la nuova collezione. C'erano addirittura, ho visto anche un correttore piccolino, però io in realtà i correttori, nonostante abbia delle occhiaie, devo dire che li uso
quasi mai. E per cui ho voluto prendere insomma le cose bene o male che so che uso e so che mi servono. Io sto finendo l'altro fondotinta della Essence, comunque arriverà una review anche per quanto riguarda quel prodotto. E ho voluto insomma prendere questo da provare, ovviamente, visto che si aggira intorno ai 4 euro, per cui al massimo ho detto vabbè, lo butto via. Ho preso la colorazione ovviamente più chiara, che è, vediamo se me la mette, lo 01 Universal, penso che sia questo, insomma, comunque c'erano tutti, c'erano proprio i tester, per cui l'ho provato sulla mia pelle, ovviamente quello più chiaro era quello che andava molto bene. Vi farò sapere anche di questo perché, come mi troverò, perché ovviamente sono tutti prodotti che insomma ho appena acquistato e devo ancora provare. Poi, per quanto riguarda OVS e Coin, ve li ho fatti vedere, Coin, scusatemi, Coin o Coin, ecco, devo ancora capire come si dice, comunque ve li ho mostrati tutti. Invece, per quanto riguarda Kiko, ho preso, adesso non ho più la scatola perché l'ho gettata, comunque, ho preso la base per occhi della Kiko che io non ho mai provato, ne ho sentito parlare sia bene che male. Vedrò su di me insomma come mi trovo perché sto terminando quella della Essence. Volevo trovare un sostituto sia a lei che alla mia classica, sapete, quella della cos'era, Too Faced, adesso non mi ricordo qual era l'altra che utilizzavo. Comunque insomma una che non costasse 20-30 euro, nonostante questa della Kiko non è che sia poi a basso costo, però insomma vi farò sapere com'è perché mi ha incuriosita. Poi ho preso, sapete che io sono maniaca di pennelli, sono usciti due pennelli nuovi. E, ho preso questo che è il duo, spero che si veda, è comunque un pennellino con due distinti da un lato e un altro, e dall'altro un altro pennellino, uno è piatto e l'altro invece sono praticamente questi pennellini stondati sono i miei preferiti perché io li trovo assolutamente comodissimi per fare le sfumature nella piega dell'occhio. Comunque uno è così, vedete che bello cicciottino, invece l'altro è piatto per stendere ovviamente l'ombretto, eccolo qua. Questi li trovate ovviamente nella parte centrale della Kiko, nel corridoio come lo chiamo io, perché fanno parte insomma di quelle collezioni che loro dicono essere limitate. Poi insieme a questo pennellino ce n'è un altro che io non ho trovato perché la ragazza mi ha detto essere ormai esaurito ovunque, insomma stavano comunque riaspettando un'altra scorta. Comunque è un pennello grossissimo, molto molto bello, lei mi ha fatto vedere il tester molto gentilmente. Bellissimo secondo me. Dopo non so come sia, come setole, come stesura, eccetera, però ha il manico molto molto grande. Chi di voi, insomma, bazzica per Kiko sicuramente l'avrà visto, o addirittura alcuni di voi l'avranno già preso. Comunque il manico molto più grosso di questo, sempre bianco, e è un pennello praticamente per stendere le polveri. E quello che mi è piaciuto è che era molto largo, molto folto ed era, non era il classico tondo, ma era leggermente tagliato, tipo quelli da blush per modo di dire. Comunque è difficile da spiegarvi. Se andate da Kiko, andate a vederlo. Se non ce l'hanno esposto, vi consiglio di chiedere almeno di farvi vedere il tester, che di solito loro lo tengono in magazzino, ma di sicuro, anzi 100% ritornerà, anche perché mi ha detto che ha avuto insomma un buon successo, per cui io credo che per i punti vendita che l'hanno finito, insomma, di sicuro lo riordineranno. Poi che cosa ho preso? Ho preso due smalti, perché io ovviamente adesso vado a vedere gli smalti. Questi sempre fanno parte della nuova collezione. Sono i Kiko della collezione, insomma, Kiko Celebration, c'è scritto, non vi dico altro. Comunque sono questi due colori, adesso vi dico le numerazioni. Comunque questo è il più chiaro, mi diceva la ragazza che è il più venduto, che è il 417, spero si veda. Comunque anche lui è un nude, come quelli della Essence. E l'altro invece è un rosso fragola, tende un pochino più al color fragola, non è proprio rosso, spero che si veda. Comunque se volete vederlo dal vivo è il 420. Poi l'ultima cosa che vi mostro è un blush, perché io sono patita dei blush, è questo, aspettate che vi mostro la scatolina prima di aprirlo. Comunque fa sempre parte della collezione nuova, anche questo, è la Kiko Color Explosion Multitone Blush.
questo, ce ne sono tre se non sbaglio di colorazioni. Io ho scelto questa qui, che a parte che il packaging è meraviglioso, cioè mi piace tantissimo, devo dire che Kiko insomma ultimamente sui i packaging insomma ne fa di belli, però dovrebbe calmierare i prezzi perché insomma non mi sembra più così low cost come aveva aperto. Comunque vabbè, l'avrò detto mille volte, però insomma è sempre il mio pensiero, rimane sempre lì perché vedo che i prezzi mi sembra che ogni volta che vado insomma mi sembra che li abbiano alzati. Comunque ok, il blush nella fattispecie è il numero 04 Bold Coral, ve lo dico, vabbè da questo lato ovviamente dove lo copro sennò vi acceco c'è lo specchio, invece il blush, la cialdina è fatta così in tre colori, ovviamente potete prelevare o i tre colori distinti oppure ovviamente tutti e tre insieme, a me piace un sacco perché l'ho provato là, quello centrale che è proprio un color corallo, sì è proprio un color corallo. Vi ho mostrato tutto, come al solito spero che le mie cosine, insomma, tra virgolette, vi siano piaciute, ma insomma che vi diano magari spunto per provarle anche voi. Vi farò sapere più avanti come mi trovo sia con la BB Cream che con sia il mascara della Essence, ma sono curiosa anche di provare questa base per gli occhi della Kiko, perché di sicuro voi l'avrete provata da mesi, io insomma no, però insomma voglio provarla anche su di me perché ovviamente la pelle è differente tra una persona e l'altra. E niente, il prossimo video sarà sicuramente sull'abbigliamento, su adesso penso di farlo insieme agli accessori di H&M, adesso vedo, comunque niente, vi mando un bacio, come al solito noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutte!